su una montagna solitaria. C'è un castello isolato, arroccato a metà tra cielo e terra. Una cultura dimenticata, un fato illegittimo, purificato con il fuoco e cancellato dalla storia. Sì, c'è stata morte, ma anche abbandono. Gli abitanti venivano mandati via e abbandonavano le loro case. L'ultimo rifugio dei catari, la fortezza di Montségur. Il mondo medievale dal V al XV secolo. Tim Sutherland è uno degli archeologi più esperti della Gran Bretagna. Insieme al suo team di specialisti, prova a comprendere la vita del Medioevo indagando nel regno dei morti medievali. Abbiamo una visione classica della vita ai tempi del Medioevo, ma non conosciamo le storie sull'uomo comune che cercava di mantenere la sua famiglia. Nei nostri magazzini ci sono centinaia, se non migliaia, di scheletri. Come archeologi possiamo ora concentrarci sui morti del Medioevo? Si cercano sempre indizi negli scheletri di ogni epoca. Non si può fare a meno di guardare attraverso i loro occhi e pensare che cosa hanno visto, come sono morti. I Midi Pirenei, il confine meridionale della Francia. Ma la nazione unificata che conosciamo oggi non esisteva durante il periodo medievale. Al suo posto, all'inizio del XIII secolo, le sue leggi e tradizioni erano più simili all'epoca romana che a quelli parigini, al nord o del resto dell'Europa occidentale. L'Europa nel XIII secolo sta attraversando numerosi cambiamenti. E quindi anche la Francia medievale, che non era nemmeno una nazione unita a quell'epoca, quindi cambiavano i confini politici e anche quelli religiosi. Le isolate valli e montagne in questa parte della regione comportavano la sua naturale separazione dal massiccio centrale francese. Il nome della regione deriva perfino dalla sua particolare lingua, l'occitano. Gli abitanti della lingua d'oca erano indipendenti e fieri di esserlo. Nel corso dell'XI secolo, i lontani villaggi e le chiuse comunità iniziano ad ospitare i fedeli di una nuova religione, il catarismo. La religione, le credenze, le ideologie non esistono in quanto entità, ma possono essere rappresentate dal modo di vivere la propria vita e dai simboli lasciati sul territorio. Ad esempio i diversi tipi di chiese, o gli edifici, o le varie aree, perfino il modo di coltivare. I catari erano cristiani, ma anche dualisti, e credevano in due principi universali: un Dio buono e un Dio cattivo, un'idea già radicata prima di Cristo. Il Dio buono era il Dio dello spirito, del mondo eterno. Il Dio cattivo rappresentava il mondo materiale, in cui quegli spiriti erano imprigionati fino alla loro liberazione con la morte. Uomini e donne erano considerati uguali. I catari predicavano senza l'opulenza e gli eccessi della Chiesa medievale. Non è noto con certezza da dove provengano, forse Persia o Bisanzio, in Oriente. Quello che è certo è che costituivano una minaccia e la Chiesa romana cattolica del Medioevo sapeva come rispondere ad una minaccia. Questa era l'epoca delle crociate. Per più di 100 anni, a partire dalla fine dell'XI secolo, c'erano state campagne contro musulmani in Oriente e pagani a Nord. La prossima chiamata alle armi non sarebbe stata contro le orde di saraceni o i condottieri pagani, bensì contro uomini e donne comuni nella lingua d'oca. Anche la lingua d'oca è stata colpita da questa guerra. La si può considerare come una guerra civile, ma è stata molto peggio, perché era una crociata. L'unica che abbia avuto luogo in territorio cristiano e in cui dei cristiani hanno combattuto contro altri cristiani. È stata una guerra di religione prima che il termine venisse coniato. Il
Immaginiamo come possa essere stata una crociata contro il proprio popolo. Deve essere stato qualcosa di veramente drammatico, perché ovviamente si poteva avere una diversa dottrina rispetto alla famiglia, agli amici o alla gente vicina. Ma ostracizzare qualcuno a livello locale era facile, bastava cacciarli dal villaggio. Ma se si diffonde, a quel punto diventa una questione di interesse nazionale. Nel 1209, un esercito principalmente di francesi del nord viene condotto da Simon de Montfort in lingua d'oca, deciso a sterminare gli eretici catari. È diventata nota come Crociata Albigese. I castelli venivano assediati, i villaggi razziati. Alcuni catari potevano abiurare. La maggior parte veniva bruciata viva in quanto eretici. A Béziers l'intera città viene distrutta e tutta la sua popolazione, di oltre 15.000 persone, massacrata, che fossero catari o no. I crociati hanno poi attaccato la città più grande della regione, Carcassonne. È uno dei simboli dell'epoca medievale. Sebbene abbia subito un forte restauro nel XIX secolo, è ancora una delle più belle città murate d'Europa. Non appena la si è vista, arrivati sul primo rilievo e si vede Carcassonne che si estende davanti ai propri occhi, ti toglie quasi il fiato. È una cittadina fortificata, tipica, quasi fantastica, con torri e grandi cancelli e mura. È magica, è davvero un posto meraviglioso. Le fortificazioni di Carcassonne erano solide, ma la città era piena di rifugiati in fuga dalle crociate. Il terrore dei massacri, come quello di Béziers, aveva avuto un effetto enorme. Circondati e con la fornitura d'acqua interrotta, Carcassonne si arrende. Gli abitanti, che non potevano essere tutti catari, vengono costretti a marciare nudi fuori dalle mura. Oggi Carcassonne è un sito importantissimo della Francia. Come molti altri luoghi della lingua d'oca, è collegata con i catari, un fascino che spinge molti visitatori ogni anno. Eppure, i castelli che è ancora possibile ammirare non sono veri castelli catari. L'ironia sta nel fatto che se guardiamo in cima a queste montagne, vediamo questi splendidi castelli tutti sparsi per il paesaggio. Quello che vediamo non sono i catari e i castelli dei catari, bensì i successivi castelli medievali dei crociati. Sono stati loro che hanno dominato, sottomesso e poi spazzato via i catari. Gli archeologi francesi attualmente stanno cercando cosa è rimasto dell'epoca dei catari. Marie-Élise Gardel capeggia un team nello stesso sito da più di 30 anni. La mia passione sono le persone, gli esseri umani. Comprendere come abbiano costruito tutto ciò e in che modo vivesse la gente all'interno e come poco a poco abbiano sviluppato un loro sistema economico e sociale e comprendere anche come all'improvviso sia tutto finito, tutto a causa della guerra e della crociata albigese, come questa sia stata un disastro. Ma questa crociata era completamente diversa. Metteva compatrioti, persino famiglie, gli uni contro gli altri. Sono stati tempi terribili e traumatici. Le persone erano costrette a denunciarsi a vicenda, a denunciare le proprie madri e padri. Il lavoro di Marie-Élise si concentra a Lastour, 12 chilometri a nord di Carcassonne. Ho iniziato gli scavi qui 36 anni fa. Iniziando dal castello che viene chiamato Cabaret, a nord del sito. Da quello ho potuto ottenere una cronologia, datare il castello e far risalire la sua costruzione al XIII secolo, alla metà del XIII secolo, e il suo abbandono durante la Rivoluzione. Ho proseguito poi le ricerche sulle pendici e lì ho capito che c'era un'abitazione feudale del XII secolo nota come Castro. Il castro, o villaggio fortificato, sorge sulla via d'accesso alle montagne Noir, importante per i giacimenti di ferro.
Le difese di Lastur comprendevano varie torri indipendenti. Ma come Carcassonne, non si possono far risalire direttamente ai catari. Tutto è stato ricostruito dopo essere caduto nelle mani dei crociati. Maria Elisa ha studiato non solo i bastioni, ma il sito per intero, comprese le scoperte sotterranee. C'era un intero villaggio con tre torri che erano situate a metà della collina, non sulla cima. All'interno c'era anche una dimora sotterranea, forse una grotta fortificata. C'erano 40 grotte nel sito e si può vedere come ci sia stata un'occupazione progressiva della collina. Grotte fortificate. Forse è qui che i catari resistevano ai crociati. L'archeologia medievale è rara nelle grotte. È più comune nei castelli, in dimore o in abbazie, chiese. Ma le grotte come oggetto di ricerca dell'epoca medievale sono abbastanza nuove come zona di ricerca. I ritrovamenti variano dalla preistoria al medioevo, in una complessa trama di occupazione. Abbiamo trovato gli avanzi di un pasto, delle costole animali, di montone, ad esempio. Abbiamo anche trovato del ferro, probabilmente un frammento di fer de tre, una punta di freccia. Stamattina abbiamo ritrovato una tibia umana e si trovava in una fessura nella roccia ed è molto interessante perché potrebbe trattarsi di resti preistorici o forse resti medievali di una tomba che non era nel cimitero. Perciò o è la tomba di un reietto o forse una sepoltura fatta di fretta durante un conflitto. Dovremo andare avanti ancora con le ricerche per scoprire la verità. In superficie, all'ombra di Cabaret, il team di Marie-Élise trova dei resti di altre parti del castro. Un intero villaggio cataro, sepolto dopo essere stato distrutto nelle crociate. Si trattava di una ricca signoria, la signoria di Cabaret, che sfruttava quest'area e aveva stabilito una nuova rete, proprio qui, come fucine, cave di pietra, mulini con mugnai, forse addirittura artigiani tessili, ed era tutto uno stile di vita che purtroppo è stato in seguito annientato, direi quasi del tutto, dalle terribili conseguenze provocate dalla crociata albigese. Frédéric Lopp ha lavorato con Maria Elisa agli scavi. Sappiamo che quasi sicuramente questo villaggio medievale era occupato durante il periodo in cui i catari vivevano qui ed è stato distrutto durante la crociata. Perché nel corso degli scavi delle case abbiamo trovato una serie di monete medievali, che sono state datate da esperti numismatici. Nessuna di queste monete risaliva oltre la metà del XIII secolo. Quindi siamo quasi certi, osservando lo strato di distruzione che nasconde la demolizione delle case, che nessuno ha vissuto qui dopo la metà del XIII secolo. In questo modo, questa datazione ha determinato la conclusione della vita di questo villaggio. L'archeologia ha confermato i resoconti secondo cui il villaggio cataro è stato spazzato via durante la crociata. Per le persone di quell'epoca, la guerra è stata una vera tragedia, come sempre d'altronde. Per noi archeologi, la tragedia dei catari ci fornisce un'opportunità. Se il villaggio fosse sopravvissuto alla crociata, avrebbe potuto essere ancora abitato oggi. Ma secoli di occupazione avrebbero distrutto qualsiasi elemento superstite dell'archeologia medievale. Invece, Frédéric e il suo team sono riusciti a farsi un'idea precisa del sito, di come fosse 7 secoli fa. L'accesso al villaggio avveniva tramite stretti ponti di legno posizionati sopra il fiume. Diamo un'occhiata più da vicino. Come vedete, se sposto questo ramo, questa roccia è stata tagliata volontariamente
perché fosse piatta, con un altro pezzetto lasciato così. Perciò volevamo capire perché, e studiandolo, crediamo ci fosse stata una passerella, un ponte pedonale di legno che attraversava il fiume a questo livello, e si appoggiava su quel punto piatto, che poteva evitare il rischio di allagamenti, con l'innalzamento e l'abbassamento dell'acqua. Questo a volte poteva distruggere il ponte, così hanno volontariamente deciso di lasciare questa parte, per bloccare il ponte in modo tale che non venisse spazzato via. Questo ci dice che l'ingresso originale a questa parte del villaggio era situato al livello di queste rocce. I muri di pietra che ci sono qui dietro non risalgono all'epoca medievale. Sono stati costruiti in epoca moderna o contemporanea. Possiamo ipotizzare, perciò, che l'accesso al villaggio proseguisse su per quella terrazza e poi lungo la vegetazione, laggiù. Non ci sono scavi in quell'area. Qui siamo nella zona nord del villaggio medievale di Cabaret. Gli scavi di questa zona sono avvenuti nel 1990. Crediamo questo fosse una corte, uno spazio aperto, perché abbiamo trovato aree usate per i rifiuti, luoghi in cui la gente buttava i rifiuti. Nel Medioevo non esistevano delle autentiche pattumiere. Ai due lati di quest'area i ritrovamenti suggeriscono che ci fossero delle case. Erano anche presenti indizi sulla fine del villaggio. Non è stato né distrutto durante i combattimenti, né dato alle fiamme come Béziers. In una casa abbiamo trovato un candelabro di bronzo. Si tratta di un oggetto molto raro, un fine lavoro artigianale. Ne abbiamo trovato solo uno. Era senza dubbio costoso e non qualcosa che lasci così se hai tempo a disposizione. Quindi c'erano vari indizi che ci fanno pensare come la gente di qui sia scappata via e non uccisa. Le case non sono state bruciate completamente o date alle fiamme perché non abbiamo trovato tracce di fuoco. Sono state metodicamente abbattute e ci saranno voluti mesi, forse persino anni. Le persone si sono quindi spostate, ma non è chiaro dove, perché sui testi non è riportato chiaramente dove siano andate. Ma non sono state uccise qui e le case non sono state bruciate. Ci sono molti indizi del fatto che la popolazione sia scappata in fretta, perché il villaggio stava per essere distrutto. È stato uno spopolamento, sistematico e premeditato. Ma nonostante tutte le differenze tra l'ideologia di catari e cattolici, Maria Elisa ha scoperto che dopo 7 secoli sottoterra, le differenze archeologiche tra loro sono minime. Non esiste un'archeologia catara. Non è stato possibile evidenziare delle differenze archeologiche tra i catari, che erano eretici, e chi praticava la cristianità ortodossa, differenze che fossero visibili. Quando abbiamo scavato nel cimitero, nella parte sud del sito, al limitare del villaggio è stato possibile osservare delle sepolture che sono orientate ad est e che, secondo noi, separavano i catari dagli altri. Ma per i catari che venivano catturati dai crociati e che rifiutavano di riconvertirsi al cattolicesimo romano, non c'erano sepolture, ma solo ceneri. Per più di 30 anni imperversa la crociata. Una ad una, le isolate fortezze della Lingua d'Oca cadono. Nel 1243, un unico importante rifugio cataro resiste ancora. 80 chilometri a sud-ovest di Carcassonne, arroccato su un precipizio calcareo alto più di 1000 metri, troviamo Montségur. Sono pochi i luoghi nell'epoca medievale che per la loro posizione logistica sono così evocativi e spettacolari, o fonte di tanti miti e leggende nell'immaginario comune. I Cavalieri Templari, il Sacro Graal, tesori perduti. Esistono così tante leggende su Montségur, e una delle problematiche che abbiamo come archeologi è di separare la realtà dalla finzione. Dobbiamo essere molto scientifici. Dobbiamo avere molta disciplina e capire quali siano le prove vere, perché c'è tantissimo materiale che è andato a sovrapporsi a queste storie. Uh,
La prima volta che ho sentito parlare di Monsegur, non l'ho sentito, l'ho visto. Ero a Parigi, sul metrò, e ho visto un poster molto grande di Monsegur. Era una pubblicità che invitava i parigini a scoprire la regione. Nel manifesto c'era una foto del castello. Il mio cuore ha fatto un balzo come succede con una bella ragazza e ho deciso che volevo andare lì. Devo aver avuto 12 o 13 anni, non ricordo. E 3 anni dopo il mio sogno si è avverato e sono venuto a fare degli scavi a Monsegur. Fabrice Chambon ha iniziato la sua carriera in archeologia a Monsegur all'età di 16 anni. Per oltre 15 anni ha fatto da guida turistica qui, in quanto guardiano e funzionario culturale. La prima volta che ho visto dal vivo Monsegur, sono rimasto un po' scioccato. La zona, questa montagna, con un castello sulla cima, è stato un momento davvero magico per me. Il villaggio di Monsegur è particolare perché è stato costruito nel 1204 e poi abbandonato nel 1244. Questo vuol dire che a Monsegur non c'era alcun villaggio prima che arrivassero i catari e nemmeno dopo. È questa la cosa che interessa gli archeologi della montagna. Con gli scavi di queste case sono visibili 40 anni di occupazione, niente prima e niente dopo. Perciò abbiamo un'occupazione cronologica molto ristretta a Monsegur e questi 40 anni di occupazione corrispondono al periodo dei catari. Come ogni altro posto, la Monsegur che vediamo oggi sembra essere stata ricostruita dai crociati e successivamente dai re francesi. Durante il periodo cataro aveva un aspetto completamente diverso. Il castello in sé era più piccolo e tutto intorno alla cima, difeso da mura e bastioni successivi, c'era una fitta rete di case e strade, un castro dove vivevano i catari. Vediamo come all'epoca dei catari, nel villaggio di Monsegur esisteva una gerarchia. C'erano coloro che erano venuti a chiedere rifugio, gli esiliati, e c'erano case più costose per le persone più importanti e case più piccole per la gente più povera. Grazie agli scavi effettuati qui, possiamo vedere come ci fossero case circondate da strade e sentieri e che più lontani si è dalla cima, più piccole erano le case. Quindi i nobili sono i più fortunati, vivevano nelle case vicino alla vetta e la gente più povera nelle case più piccole intorno alle pendici. I crociati hanno iniziato l'assedio qui nel maggio 1243. Restano ancora le tracce dei mesi di combattimenti che si sono succeduti. A Monsegur ci si rende conto con sorpresa che è ancora possibile camminare sul campo di battaglia del XIII secolo. A volte, quando piove, se sei fortunato, è ancora possibile trovare addirittura punte di freccia. La montagna, secoli dopo, restituisce ancora i segni di questo violento conflitto. È incredibile. Negli anni 60, degli esploratori sul lato sud di Monsegur ritrovano 2 scheletri umani. Ad oggi sono gli unici corpi mai rinvenuti qui. E qui ci troviamo davanti ai 2 cadaveri ritrovati sulla montagna di Monsegur. Si tratta di scheletri umani ritrovati dagli speleologi negli anni 60. In fondo ad una grotta profonda a più di 20 metri sono stati trovati questi resti di un uomo e di una donna di circa 30-40 anni. E questi 2 scheletri sono stati trovati in questa posizione, come sono qui, che indica che l'uomo e la donna sono stati posti sul fondo della grotta da altre persone. Hanno subito una morte violenta. Abbiamo scoperto segni di una freccia sui loro corpi. La freccia risale alla metà del XIII secolo, perciò all'epoca dell'assedio, 1242, 43, 44. Finalmente abbiamo dei resti umani della battaglia di Monsegur. Ed è una scoperta fantastica.
Sia l'uomo che la donna sono stati uccisi nel corso dell'assedio e poi di proposito posizionati in fondo alla grotta. È stata la loro scoperta che ha spinto un archeologo a venire in questo luogo sperduto nella lingua d'oca. Ma André Cieschi non aveva idea che avrebbe passato la sua intera carriera studiando Montségur. Ha dato il via al primo scavo nel 1973 e da allora è ritornato quasi ogni anno. È esclusivamente il suo lavoro a fornirci quanto sappiamo dei catari e del loro modo di vivere qui. Come archeologo, come ricercatore, pensavo che tutto quello che trovavamo fosse interessante. Non ho preferenza in particolare. Parte di un chiodo, parte di un vaso, di un pezzo di moneta, tutto ha un valore archeologico. Ovunque ha trovato prove dei combattimenti che hanno condotto alla caduta della fortezza. Ci sono stati morti qui. È stato versato sangue. Ci sono tracce di combattimenti. È piuttosto commovente. Inoltre abbiamo trovato frammenti di una cotta di maglia e anche delle piccole scaglie di metallo, frammenti di ferro che veniva cucito sull'abbigliamento di guerra. Abbiamo trovato numerosi quadrelli di balestra, vale a dire la punta metallica alla fine della freccia. Il dardo è un proiettile che viene sparato da una balestra e da un arco. E ne abbiamo trovati molti, più di 300, sparsi su tutta la montagna. Ovunque noi scavassimo, trovavamo frecce di balestra. In gergo archeologico le chiamiamo fer de tre, il dardo, il proiettile lanciato da una balestra. Ne abbiamo trovati tantissimi. Abbiamo anche trovato tracce di vita militare. Abbiamo trovato qualche frammento di un grosso coltello. Abbiamo trovato il pomo di una spada e anche il fodero di una spada. Tutti questi sono indizi inequivocabili della vita militare. I segni più evidenti di lotta legati al terribile duello di artiglieria tra aggressori e aggrediti. Sparsi su e giù per i ripidi pendii c'erano enormi proiettili di pietra, o boulet. Quando abbiamo ritrovato le pallottole sulla montagna, abbiamo fatto un inventario. Tutte le pallottole di pietra sono state numerate, pesate, fotografate e descritte. Ce n'erano alcune che erano più belle, che avevano più caratteristiche di altre. Il team di André ha recuperato circa 250 di queste pietre. Devono essere state lanciate dai bracci di macchine d'assedio lignee. Mentre procedevamo con i nostri scavi sul pendio orientale, che sarebbe il pendio grande, dove ci sono gli alberi, che è rivolto ad est, abbiamo trovato molte pallottole disseminate per tutta la montagna. Le pietre più grandi, lanciate dai trabucchi, venivano utilizzate dagli aggressori crociati, il cui obiettivo principale era di abbattere le mura, le difese o altri edifici. Pallottole più piccole provenivano probabilmente dalle macchine da guerra degli assediati, note come petriere, da cui venivano lanciate reti di queste pietre più piccole, come proiettili a grappolo di un cannone, indirizzate dalle difese sull'esercito crociato. I proiettili cadevano e rotolavano giù. Durante il XIX secolo e all'inizio del XX, sappiamo da alcuni testi che la gente, quando passeggiava per la montagna, a volte si divertiva a far rotolare giù queste pallottole. Altri, all'inizio del XX secolo, le mettevano insieme per fare delle foto.
Il recupero delle pietre più grandi dal luogo dove erano collocate era un progetto complicato, finché non arriva in soccorso la 11e Brigade Parachutiste, i paracadutisti dell'esercito francese. Per fortuna, durante una passeggiata una domenica mattina, sono salito fino al sito. Passeggiavo approfittando di godermi l'alba e ho incontrato un paracadutista che era un sottufficiale. Abbiamo iniziato a parlare del più e del meno e poi della battaglia avvenuta sulla montagna e gli ho parlato delle nostre difficoltà di trasportare le grandi pallottole che pesavano circa 96-97 kg. Lui, molto gentilmente, mi ha offerto il suo aiuto e quello dei suoi 12 uomini del primo reggimento della divisione paracadutisti di Pamiers. Sono venuti e ci hanno aiutato a raccogliere queste grosse pallottole. Qui potete vedere che li avevamo messe su una lettiga, 6 uomini davanti e 6 dietro. L'hanno trasportate giù senza mai fermarsi. Hanno continuato a scendere e salire, come una specie di treno. 2 andavano avanti e 2 dietro, per assicurarsi che il terreno fosse a posto mentre portavano giù la pallottola. Poi abbiamo fatto una bevuta, un po' di birra, all'ombra del castello, per festeggiare l'occasione. E infine le abbiamo portate al museo di Montségur. Dalla posizione delle pietre, André è convinto che siano i resti delle ultime fasi dell'assedio, quando i crociati erano riusciti ad avvicinarsi abbastanza da lanciare al di là delle difese direttamente sulle case dei catari. Nel marzo 1244, o verso la fine di febbraio del 1244, sappiamo che i crociati avevano piazzato le macchine da guerra per bombardare il villaggio cataro. A quel punto era solo questione di tempo. I catari non potevano resistere contro una tale potenza. Credo che la storia dei catari illustri perfettamente l'intolleranza. È sempre esistita ed esiste ancora, c'è ancora oggi. Purtroppo, per tentare di sconfiggere l'intolleranza, bisogna ancora combattere. Non è normale. Bisogna accettare le differenze degli altri. Magari non ci piaceranno. Ma finché non arrecano danni, bisogna accettare le differenze altrui. Monsegur illustra alla perfezione la potenza di uno stato intollerante. Il digital artist Tristan Bergerot è cresciuto con la fascinazione per la dolorosa archeologia scoperta a Montségur da André e da altri. Ha sempre desiderato ricreare la fortezza e il suo castro in 3 dimensioni. Da bambino costruiva modellini di Montségur e ora l'ha ricostruita in forma digitale. Il desiderio di ricreare la Montségur dei Catari è nato durante l'infanzia. Ho iniziato costruendo il castello con i Playmobil. Poi cercavo anche di posizionare i soldati pronti per l'assedio. Perciò l'idea di ricreare Montségur è sempre esistita durante la mia infanzia e anche durante l'adolescenza. Quando ho avuto la possibilità di saperne di più e studiare la sua storia, sono ricorso al mio computer per concretizzare il mio sogno di infanzia. Nel corso degli anni, Tristan ha studiato i resoconti storici insieme ai rapporti emergenti dell'archeologia di André. Era evidente che per costruire il villaggio in 3D serviva innanzitutto un lavoro di ricerca,
Varie fonti mi hanno aiutato a capire come fosse il villaggio. C'erano testi che riportavano testimonianze dei sopravvissuti e che raccontavano tutto quello che era successo in quei 40 anni. E poi c'era l'archeologia. Tristan ha imparato da autodidatta a utilizzare il software 3D per ricreare non solo le fortificazioni e gli edifici, ma anche la sensazione generale di come deve essere stato il luogo, arroccato così in alto sulle montagne del Midi. Il mio lavoro ci permette in qualche modo di viaggiare nel tempo. La cosa interessante del lavoro di digitalizzazione in 3D è che, nonostante ci siano già ritrovamenti archeologici su cui lavorare, bisogna svilupparli e aggiungere l'immaginazione. Il semplice fatto di portarli immediatamente sullo schermo aiuta a capire più facilmente che aspetto avesse. L'immagine sullo schermo può aiutare in maniera determinante una persona a comprendere la ricerca a cui ha dedicato tutta la sua vita. Per il processo di trasferimento dei piani sullo schermo, ho usato i rilevamenti archeologici che sono stati fatti, annotando la posizione delle mura, le case, le scalinate e via dicendo. Poi bisogna posizionarli sulla montagna, che è modellata seguendo le carte topografiche. Poi si posizionano sopra le case, dopo aver ricercato che aspetto avessero all'epoca. Ma abbiamo anche dovuto fare ricerche sul clima e anche sulla vegetazione. Era meno caldo? C'era più neve? C'erano più foreste? Bisogna considerare tutti questi fattori affinché il prodotto finale sia più credibile. Così come gli edifici e il terreno, Tristan cerca anche di replicare la bellezza naturale mozzafiato di Monségur. Ho voluto ricreare questa scena qui perché un giorno al castello ho visto un oceano di nuvole dall'alto. Praticamente si tratta delle stesse condizioni climatiche, la stessa luce. È stato davvero stupefacente ammirare la bellezza del paesaggio con la luce che inondava le nuvole. L'isolamento di quel giorno, perso lassù, era straordinario. Volevo ricreare tutto questo in 3D, ma ricreare il castello all'epoca dei Catari, non quello che avevo visto quel giorno. Ricreare il mondo dei Catari lo ha condotto a considerare la storia degli uomini che hanno vissuto in quei tempi così complicati. Credo che il sacrificio affrontato dai Catari non può essere paragonato, per esempio, ai kamikaze di oggi. I Catari si sono lanciati nel fuoco, uccidendosi senza coinvolgere altre persone. Era più dignitoso. Saltavano nel fuoco. Non era una questione religiosa, ma era più una ragione spirituale, filosofica. Era una scelta volontaria per poter ascendere rapidamente al paradiso. Era più dignitoso. La questione interessante dei Catari, quello che ho appreso e che mi ha davvero colpito di loro, è stata la scelta di vivere in un mondo che in realtà non era veramente il loro. Qui era l'inferno. Quindi hanno dovuto convivere con questo inferno, aspettando il momento della loro morte. Dopo una lunga vita passata a cercare di purificare la propria anima, avrebbero lasciato questo mondo infernale. È vero che quando sei lassù, investito dalla luce del sole o in mezzo a questo oceano di nuvole, c'è la sensazione di essere disconnessi dal mondo, di essere persi tra la terra e il cielo. Forse è questo che cercavano stando lì, cioè avvicinarsi a Dio. Ma c'è qualcosa di ancora più forte che l'aspetto religioso, qualcosa di filosofico o metafisico, qualcosa di intangibile, qualcosa che le emozioni e le parole
non possono descrivere. Chiunque salga lassù vi dirà di aver provato qualcosa di speciale. Dopo quasi un anno sotto assedio, Monségur finalmente si arrende. Ai non catari viene permesso di andarsene, ma ai catari viene offerta la possibilità di abiurare. Nessuno accetta. Il 16 marzo 1244 discendono la montagna. Alcuni dei soldati non catari che li avevano difesi si uniscono a loro verso la fine. Non sono necessarie pire. Più di 200 uomini e donne si gettano volontariamente nel fuoco. L'elemento interessante del catarismo è che grazie ai vincitori, agli inquisitori, sappiamo cosa è successo. Hanno trascritto gli avvenimenti e c'erano delle trascrizioni dei sopravvissuti. Se non avessero lasciato niente di scritto, ci sarebbero pochissime prove fisiche degli stessi catari e noi non sapremmo nulla di questa cultura. La storia di Monségur è una storia di un'intolleranza. Gli uomini che vivevano lassù erano dei cristiani autentici, veri, e per questo sono stati perseguitati, sono stati annientati. Dopo l'assedio di Monségur, quella è stata la fine della religione catara. Quindi per me, sfortunatamente, è una triste storia di intolleranza. Una storia di dominio della colonizzazione del sud da parte del nord. E devo dire che anche a livello archeologico aveva una grande ricchezza. Ma questa storia, secondo me, merita di essere raccontata. È rimasta nascosta per molto tempo, troppo, e ora è giusto che venga conosciuta. È difficile immaginare, soprattutto durante il Medioevo, in questa parte della Francia, che ci fossero persone pronte a morire per le proprie convinzioni. E parliamo di persone che erano disposte a gettarsi nel fuoco volontariamente, piuttosto che rinunciare a quello in cui credevano. I catari non avevano intenzione di lasciare delle testimonianze sul mondo fisico, desideravano solo abbandonare questo mondo.